Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale e benvenuti al video dedicato ai prodotti preferiti di marzo, l'immancabile appuntamento. Ora, non so com'è andato il vostro marzo, ma per quel che mi riguarda non mi pento di definirlo un mese de merda. Scusate il francesismo, ma quando ce vo, ce vo. Un mese veramente pesante da diversi punti di vista che non andremo ad indagare perché non sono qui per tediarvi o per accollarmi, però ecco, ci tenevo anche un po' a darvi questo feedback. Insomma, marzo per me un mese discretamente, per usare un eufemismo, pesante. Fatemi sapere se vi va nei commenti com'è andato il vostro mese, se anche per voi è stato un mese un po' così. Non guasterebbe ricevere un feedback anche su quali meccanismi di difesa mettete in atto quando affrontate un periodo un po' difficile, perché ecco, ce n'è di bisogno. Peraltro un mese pesante senza nemmeno tener conto di tutto quello che esula dalla sfera del privato e che ci riguarda tutti, che comunque non aiuta, ecco. E con questo vado a chiudere. Passiamo invece al soggetto principe di questo video, ovvero i miei prodotti preferiti del mese. Come al solito ho selezionato una serie di cosette divise per categorie per rendere il video più fruibile e questa volta andrei a cominciare con gli abiti. Mi sembra di notare già così a colpo d'occhio che i miei capi preferiti di marzo in qualche modo riflettano il mood del mese, perché alcuni sono decisamente improntati alla comodità, al sentirsi liberi e non costretti, anzi anche un po' coperti e coccolati, e sono i capi che tendenzialmente indosso nelle giornate no. Quelle giornate in cui mi sveglio con l'umore e le fattezze di Voldemort sotto la panchina di King's Cross nelle ultime scene di Harry Potter, così per darvi un riferimento visivo. Altri invece sono più riconducibili al mio tentativo di darmi un tono, di riprendere il controllo della situa e di mettere insieme anche degli outfit un po' più put together, come dicono oltre manica. Ma andiamo a fare una disamina di questi capi. Il mio primo preferito è questo shirt dress. Mi piace, uso delle parole inglesi così perché fa figo e non impegna. Questo mini abito che ho preso su Zara online, che a dire il vero, to be honest, per essere sincera, io indosso come maxi camicia, perché come mini abito l'è un filino corto, ma proprio un filino, e con le mie coscette da Miss Piggy non è che vada proprio d'accordissimo. Invece come maxi camicia, la perfezione. Mi sono innamorata innanzitutto, come forse potrete intuire, della stampa, perché mi piacciono molto i colori, l'abbinamento e anche questo motivo un po' geometrico, un po' Hawaii, così, per me, poi ognuno ci vede quel che ci vede, e cade bene, perché è anche una sorta di cucitura qui a vita, e infatti è un abito, non per altro, e viene fornito e venduto con una cinturina che io ovviamente non metto. L'ho indossato tantissimo, principalmente abbinandolo con leggings e stivaletti un po' più chunky boots. Caruccio, perfetto anche come colori secondo me per la transizione tra inverno e primavera, e poi trovo che questo verde smeraldo così mi porti in evidenza i miei occhi. Bene, e questo era il primo preferito. Il secondo è un basic, un grande classico, ed è un blazer nero morbido con manica arricciata di Zara. Adoro questo genere di capo, ne possiedo altri, ma siccome sono per la TV verità, è giusto anche dirvi che avendo preso quei due o tre etti nell'ultimo anno, tutti i blazer stanno un filino stretti, e quindi ne ho preso un altro nella taglia giusta e devo essere onesta, l'ho abbinato spessissimo proprio con questa maxi camicia. Quindi camiciotto un po' più colorato, blazer che gli dà un tono, leggings e chunky boots. È stato, chiamiamola la mia uniforme, dei giorni buoni. Nei giorni no, invece,
più in linea con una maxi felpa, di quelle proprio cocoon che ti ci perdi un po' dentro. Questa l'ho presa da H&M, c'è il suo bel cappuccio, è bella lunga, anche questa con sotto un leggings, comoda, un po' sfiziosa, però senza doverci mettere troppo impegno nello scegliere un outfit, perché butti questa addosso e praticamente sei a posto. Mi piace il colore, di nuovo un colore un po' meno smorto, tendenzialmente aiuta a non indossare il nero nei giorni no, perché c'è proprio... Questo invece è un po' più così, un po' più fresh, un po' più spring, un po' più tutto chiaro. Molto carina, indossata tantissimo, e restando in tema di cose morbide, comode e che vanno anche d'accordo insieme, questi leggings che di nuovo ho preso su H&M, rigati, super stretchy, va detto che ho fatto fare una modifica perché erano leggermente scampanati al fondo, che è una roba che detesto, cioè a me la roba scampanata proprio così. Quindi grazie a mia madre che è sarta, le ho fatte accorciare e poi hanno questa parte in vita che li rende un po' più, ma senza dar fastidio, senza dar fastidio, e mi piace molto anche questo colore neutro che si abbina a diverse cose, anche questo stivaletto chunky, leggings e via che si vola. E restando in tema di leggings, non posso non citare quelli che ho messo di più in assoluto, anche questi li ho presi su H&M e sono questi leggings in effetto pelle, ma ovviamente fintissima pelle, morbidi e non fanno sudare più di tanto, perché spesso sta roba in finta pelle sembra d'estate dentro una sauna. Anche questi indossati spessissimo non rende neanche l'idea, un giorno sì e un giorno anche. Ritornando all'outfit iniziale, questa era la parte di sotto del mio outfit: blazer, camicia wow e leggings. E last but not least, perché se non dico last but not least non è uno dei miei video, una t-shirt che ho preso così, sempre su H&M, per darmi una botta di vita, perché Wonder Woman, così, per ricordarmi che I am strong, I am beautiful. Quindi niente, mi piaceva il vibe un po' retro e la scritta Wonder Woman, caruccia. T-shirt. Mi piace di tanto in tanto, quando arriva la primavera, anche acquistare delle t-shirt grafiche un po' così motivazionali. E questi erano i miei capi preferiti di marzo, come avete visto, alcuni improntati, come dicevo all'inizio, al loungewear e altri un po' più put together. Passiamo adesso alla prossima categoria, la categoria della cura della pelle. Categoria della cura della pelle, ho due cosette da mostrarvi. Una è di Vera Lab e partirei proprio da questo, ovvero i Distress Eye Patches. Come sapete, io fan numero uno dei patch per il contorno occhi, ho voluto provare anche questi di Vera Lab e devo dire che mi sono trovata molto bene. Nella confezione ce ne sono quattro, sono un po' cari, però interessanti. Sono in hydrogel, ma leggermente più sottili rispetto ai classici patch in hydrogel che ho provato in precedenza, il che li rende molto facili da tenere su, cioè non cascano, belli adesi, hanno anche una trama leggermente quadrettata. Che posso dirvi? Io sono un amante di questo genere di prodotti e con questi mi sono trovata bene, quindi perché non parlarne? D'altronde vi ho parlato spesso e volentieri di eye patches, why not? Il secondo prodotto invece ero un po' indecisa se inserirlo nel video dei preferiti oppure no, poi ho pensato, vabbè, dai, ma se... perché mi è piaciuto ma non mi ha convinto al 100%, ma siccome è la prima volta che testo un prodotto di questo brand, ho detto vabbè, fammi condividere my two cents.
E sto parlando del Foaming Face Wash di Kylie Skin, il brand di Kylie Jenner. Questo è in assoluto il primissimo prodotto che provo di questo brand e forse anche l'ultimo, siamo onesti. Perché non è male. Io tra l'altro apprezzo anche questo genere di detergenti per il viso schiumogeni. Perché li trovo più leggeri e più piacevoli da utilizzare. Poi io li uso tutte le mattine insieme al Foreo Luna Mini, quindi la roba spumosa rende anche più semplice massaggiarla con l'apparecchietto. Tutto questo per dire, sì, non male, l'unica cosa, l'ho trovato questo detergente un pelino troppo aggressivo, ma un pelino proprio. Io ho anche una pelle decisamente delicata, sono abituata a utilizzare prodotti molto molto delicati. Questo, cioè, quando finisci di detergere il viso hai un po' quella sensazione di pelle che tira, ma appena. Lo consiglio? Beh, tutto sommato, ma anche sì. Però secondo me sul mercato ci sono detergenti per il viso schiumogeni anche migliori. Mi sentivo però di condividere con voi questa veloce recensione di un prodotto di Kylie Jenner, così, per dire, per completezza di informazione. E questi erano i miei due preferiti in campo di cura della pelle. Passiamo adesso alla categoria dei trucchi. Categoria c'è un po' più di ciccia, un po' più di prodottini che mi hanno entusiasmata, anche perché magari ricorderete qualche settimana fa ho condiviso un haul beauty con tutti gli ultimi acquisti e avevo un sacco di cosucce nuove da testare e molte di queste sono finite dritte dritte nei preferiti, come ad esempio il primer viso della NYX, il Marshmallow Primer, che mi è molto piaciuto e che vi consiglio perché comunque la NYX ha un buon rapporto qualità-prezzo, è facile da reperire e spesso consiglio primer viso che o sono fuori produzione o costano come una casa al mare. Questo invece è accessibile e niente male. Mi piace perché ha la texture e la consistenza di una crema idratante, ha in effetti un'azione idratante, non dà l'impressione di occludere i pori e comunque prepara la pelle all'applicazione del trucco in modo egregio, concedetemi egregio. Quindi sì, molto bene, consiglio. Poi un altro prodotto che mi ha veramente, veramente convinta è questa CC Cream, questa Color Correcting Illuminating Full Coverage Cream della IT Cosmetics, Your Skin But Better. Forse ricorderete che sono una grande fan della versione classica della Your Skin But Better della IT Cosmetics, che utilizzo da anni e che mi piace assai. Questa secondo me è un upgrade, cioè credo che switcherò dalla versione classica a questa perché pur avendo le stesse peculiarità, ovvero una buona coprenza con un finish decisamente naturale, la versione Illuminating offre, mette sul tavolo anche un incarnato un po' più luminoso che, per chi come me ama trucchi un po' più glowy, un po' più dewy, un po' più fresh and young, piace buttare lì sti termini che mi fa tanto beauty guru dei no altri, questo è il prodotto perfetto. Come sempre il packaging è super comodo perché ha la pompetta in cima ma anche squishy, il tubo squishy che permette di tirar via dalla confezione anche fino all'ultima goccia di prodotto. Mi sta piacendo tantissimo, la sto utilizzando spesso e volentieri. A little bit goes a long way, ce ne basta poca per ottenere una buona coprenza e anche un finish un po' più luminoso. Ghelo su anche oggi, ma come al solito con le luci di Barbara D'Urso non so quanto sia attendibile quel che vedete, ma così, per vostra informazione. Poi un altro prodotto che mi ha davvero davvero convinta è questo eyeliner di KVD Beauty, l'Ultra Ink Liner, o se vogliamo dirlo bene Ultra Ink Liner. Perché mi è piaciuto molto questo eyeliner? Allora, va fatta una piccola e brevissima premessa. Dopo una certa età,
applicare l'eyeliner diventa un'attività un filino challenging, un po' complicata, perché con gli anni si creano le rughette, la palpebra diventa un po' più flappa, un po' così. Che bella immagine! Stendere l'eyeliner in modo preciso è praticamente mission impossible. Ed è per questo che da un po' di tempo avevo così un po' smesso di usare l'eyeliner. Poi ho provato questo e mi ha ridato speranza nel mondo, così addirittura. Perché? Perché ha questa punta un po' più rigida, un po' più ferma, ma comunque sottile in cima, il che permette di creare anche una linea molto, molto più precisa. Ed essendo un po' più densa e un po' più ferma, evita il rischio del... che è un grande classico quando uno usa, per esempio, il pennellino per mettere l'eyeliner. Una roba che manco a 20 anni mi riusciva, perché appena ti trema un po' la mano, il pennellino parte e finisce che hai una roba che per metterla a posto e mi wine out e spiccia a casa. Questo invece, fermo, ma comunque sottile e preciso. Molto bene, molto bene. Io l'ho preso nella colorazione Triple Black, che è quel nero bello intenso. Questo veramente molto consigliato per voi che, come me, avete superato una certa. E poi, last but not least, di nuovo, devo smettere di dire sta roba. E poi, come ultimo prodotto, che poi mi scatta in automatico, un mascara di Charlotte Tilbury. Qui vedete la sua versione Travel. Caro saluto sempre alla mia professoressa di inglese al liceo. Ciao Lucia, Travel. Questa è la Travel Size, The Travel Size, la versione ridotta, il mini, che era nel mio calendario dell'avvento di Charlotte Tilbury. Sto parlando del Pillow Talk Push Up Lashes. Si presenta in questo modo, con questo applicatore simpatico, con setole rigide, ed è il classico mascara che offre definizione, lunghezza e intensità, ma offrendo comunque un finish naturale, che è il mio tipo di mascara preferito. Sto facendo così per dire che ce lo so anche oggi, mi ostino a dire sta roba che poi non si capisce niente. Devo dire molto bene, mi è molto piaciuto e credo che quando finirò il mini passerò alla full size, perché comunque... E lasciatemi dire, così come nota margine, che tutti i prodottini di Charlotte Tilbury che sto provando anche grazie al mio famoso calendario dell'avvento... tutto chiaro. E questo conclude anche la categoria dei trucchi. Adesso passerei alla categoria dei vari, nella quale andrò ad includere veramente The Rave and The Fave, prodotti per capelli, roba da mangiare, libri. Facciamo così un bel melting pot di tutto, un bel... Vari. E comincerei con un prodotto per capelli, il Bonding Oil numero 7, anche un po'. Numero 7 della Olaplex. Che cos'è? Un olio per capelli che va anche un po' a rigenerare i legami interni, che è un grande classico della Olaplex con tutti i suoi vari prodottini. Io utilizzo religiosamente il numero 3, che è una sorta di maschera pre-shampoo, utilizzo anche il balsamo e adesso ho iniziato a utilizzare anche l'Olaplex. Ne basta veramente un ciucinin, ne basta pochissimo, perché essendo un olio poi è un attimo che finisce a scatafascio. Io ne prendo veramente due gocce e le massaggio sulle punte, che di norma sono la parte più secca e provata dei capelli un po' di tutti, i miei in particolar modo. Dico in particolar modo perché poi io i miei vedo, mica i vostri. Così, ne stendete un pochino sulle punte e volendo potete risalire anche un po'. Non andrei a stenderlo sulla cute, in ogni caso dà una botta di lucentezza e va anche a nutrire le punte secche. Molto bene, sono un amante degli oli per capelli in generale. Questo devo dire, ecco, la Olaplex con me è un po' come la Filorga per i prodotti skincare. Sfondi una porta aperta.
Saltiamo invece di palo in frasca con un prodotto non viene la parola, roba da magnà, ecco, roba da magnà. Una busta, un'inquietante busta, con all'interno un yellow curry thailandese. Ora, io sono una fan della cucina indiana e della cucina thailandese e del curry in generale. Per fare un buon curry però ci va il giusto tempo, questo invece è perfetto per le serate in cui arrivi a casa all'ultimo, dici mo che me magno che il frigo è vuoto, perché ha già all'interno latte di cocco, patate e peperoncini Thai. Basta aggiungere un po' di riso, se ci avete due gamberi surgelati, la morte sua. Questa roba qua ci ha salvato la vita a me e mio marito in un sacco di situazioni in cui frigo vuoto e mo che ci mangiamo. Molto buono, lo so che così al suono, al pensiero che ci siano delle patate dentro una confezione che manco se tiene in frigo fa un po' senso, però poi quando lo assaggi dici vabbè, tutto sommato. Io lo prendo nel mio supermercato di fiducia, la marca è The Siam Thai Yellow Curry, ce ne sono anche Red Curry mi pare, qualcosa del genere. Questa è la versione un po' più mild, non super piccante. Intanto mi vengono le parole in inglese, non in italiano. Te voglio tanto bene, sappilo. E poi concludiamo questo video con un libro. Potevo fare la categoria libri? Sì, but ain't nobody time for that, ma nessuno c'ha tempo de fa 100 categorie, quindi chiudo tutto, racchiudo tutto nei vari. E, ho molto amato questo romanzo, Daisy Jones and the Six, di Taylor Jenkins Reid. Allora, come raccontarvi questo romanzo? È scritto come... nella forma di un documentario con interviste fatte ai vari personaggi e racconta la storia di questo fittizio gruppo rock degli anni 70 che diventa famosissimo e delle varie vicende che riguardano i componenti del gruppo e di come da sconosciuti diventano delle superstar. La particolarità, come dicevo, è proprio il tipo di scrittura improntato a una sorta di trascrizione di interviste fatte ai vari protagonisti che spesso si contraddicono l'un l'altro, ma che riescono in una sorta di racconto corale a farci entrare appieno dentro le vicende di questo gruppo rock, che potrebbe essere un qualsiasi gruppo rock degli anni 70, soltanto inventato in questo caso. Molto 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 appassionante, se vi piace il genere io lo consiglio. E questo ci conduce alla fine di un altro video dedicato ai prodotti preferiti del mese. Come sempre io spero che le cose che vi ho suggerito vi abbiano ispirato in qualche modo, o che il video vi sia stato utile, se si può, o anche semplicemente che vi abbia tenuto compagnia per questi 20 minuti, immagino, vado così a spanno metricamente. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Se poi vi va, siete proprio di buon umore, ecco, potete cliccare anche sull'icona della campana, din don dan, in modo da ricevere una notifica ogni volta in cui pubblico un nuovo video. Ora, prima di salutare, mi rendo conto così sporadicamente e quasi fuori tempo massimo di non averlo detto, ma... lo facciamo a fine video, meglio tardi che mai. Sul mio blog troverete la lista di tutti questi prodotti con link diretti per avere maggiori informazioni, conoscere i prezzi e anche eventualmente acquistarli. E il link al mio post dedicato è, guess what, nella info box qui sotto, oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa. Butto lì sul finale anche un disclaimer, che comunque è sempre scritto anche nella info box. Nessuno dei brand citati in questo video mi ha pagato per essere incluso. Tutte le opinioni sono le mie, tutti i prodotti li ho acquistati con i miei soldi. E andiamo a chiudere. Non solo il disclaimer, ma anche questo video. Passate una favolosa giornata, mattinata, serata, pomeriggio, a seconda di quando state guardando questo video. Baci a stampo a tutti voi e noi ci vediamo alla prossima.
Ciao!